Questo è il terzo incontro di formazione per il protocollo che abbiamo stilato con le farmacie, che abbiamo stipulato con le farmacie, con gli ordini dei farmacisti delle varie province della regione Campania. Si è aggiunta questa volta Federfarma di Salerno, e siamo a momenti per firmare quello con l'ordine dei farmacisti. Noi stiamo monitorando, come avevamo già detto inizialmente, per chi ha aderito a novembre al protocollo, stiamo monitorando il lavoro che state facendo con i colleghi nelle farmacie attraverso i questionari che vi furono dati nella prima formazione, ma che se voi avete sicuramente lasciato una mail, sicuramente ve lo inviamo di nuovo, così possiamo continuare questo lavoro di ricerca. Che dire, questa settimana è una settimana molto a cui io tengo particolarmente. Il tema di questa settimana è il tema della nascita, il tema del momento della nascita e quindi di come si strutturano le relazioni tra genitori e figli in quella fase del ciclo vitale. Una fase delicatissima, una fase importantissima, una fase durante la quale come dire, si mettono, si pongono le basi, no? Affinché si possa costruire un benessere per il nucleo che si sta andando a formare. Andiamo a guardare alla funzione materna e alla funzione paterna in questa fase e andiamo nelle farmacie a proporre i modelli che costruiscono benessere proprio su questo. Questo è un protocollo, voi lo sapete, noi lo ripetiamo sempre, è un protocollo che noi riteniamo molto importante. I farmacisti sono operatori della salute come siamo operatori della salute noi psicologi. Insieme dobbiamo costruire benessere per le comunità alle quali noi apparteniamo e alle quali noi dobbiamo sempre restituire quello che stiamo facendo. Quindi quando andiamo nelle farmacie e organizziamo questo lavoro, noi stiamo facendo un intervento psicologico e trattiamolo sempre come un intervento psicologico. È un intervento informativo. Costruire alleanza con il nostro committente fa parte, è parte dell'intervento. Molto spesso qualcuno ci ha detto: ah, non mi trovo bene col farmacista, ah, è successo questo, è successo quello, ah, questo, ah, quello. No? Non si può sentire questa cosa da psicologi competenti. Gli psicologi competenti hanno come capacità quella di mediare, quella di negoziare, perché sono i professionisti di questo, quindi non è possibile che avete i conflitti con i farmacisti. Se avete conflitti con i farmacisti vuol dire che state sbagliando qualcosa, allora tornate da noi, il dottore Felaco coordina e fa il monitoraggio del progetto, tornate e poneteci problemi e organizzeremo dei momenti di riflessione affinché si possano risolvere queste situazioni. Se succedono dei conflitti, perché non ci facciamo capire, perché non riusciamo a proporre, no? A far andare avanti quello che stiamo proponendo, vuol dire che quello che stiamo proponendo è controsistemico, non va bene, lo dobbiamo rivedere, lo dobbiamo rinegoziare. E lo rinegoziamo tutti quanti insieme, andiamo a capire, no? Quindi voi avete questo obiettivo. Il primo obiettivo è stabilire l'alleanza col farmacista dove andate. I farmacisti sono contenti di averci, perché è un servizio in più che loro offrono. No? In queste farmacie che vogliono essere sempre di più case della salute, contrapposte alla carenza di salute che ormai viene erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi i farmacisti sono contenti di averci e noi questo dobbiamo tenere presente. Dobbiamo negoziare e stabilire l'intervento e fare l'intervento così come noi l'abbiamo pensato. Andiamo a fare degli interventi informativi, tenete conto di questo, non andiamo a fare gli interventi clinici e a fare gli interventi formativi. E informativi, e così come intervento informativo, l'intervento informativo ha tutta la dignità perché fa parte di quegli interventi che comunque sono interventi preventivi. Ma vi lascio non in ottime, in ottimissime mani.
grazie a tutti. Questa giornata formativa rientra in questo, in questa iniziativa dell'ordine, in questo protocollo con le farmacie. Oggi si parla del, siamo al terzo appuntamento del calendario del benessere psicologico, si parla del rapporto tra genitori e figli. Voglio partire da un concetto fondamentale che è espresso, l'importanza della presenza costante e continuativa di una figura di adattamento per un, di attaccamento per uno sviluppo corretto del figlio. Sì, Bowlby sostiene che per avere uno sviluppo ottimale, quindi per avere un percorso di salute che non è solo tanto mentale ma è anche fisica, è necessario per un bambino disporre di una figura che dia cure continuative e costanti. Per lo più è la madre biologica, ma può essere anche il padre, può essere una madre adottiva. L'importante è che ci sia una persona che viene percepita come più forte o più saggia, che si prenda cura del bambino in termini di soddisfacimento dei bisogni di protezione e di contatto del bimbo. In una società che ruba, è anche un mondo lavorativo che ruba molto tempo alla vita familiare, in cui è difficile conciliare i tempi della vita lavorativa con quella personale, quali sono i consigli che si possono dare ai genitori? Ma più che i consigli ai genitori sono dei consigli che si dovrebbero dare ai politici, cioè fare in maniera di organizzare i contesti di lavoro in maniera tale che i genitori a un certo punto possano tornare a casa e stare con i propri figli. È quello che accade nei paesi del nord, dove le persone dopo le 5:30, 6 vanno a casa. Non è soltanto un problema economico, ma è proprio un problema di mentalità e quindi un problema culturale che dipende dal peso che si dà ai bisogni dei propri figli. Lei ha parlato di amore perfetto e amore imperfetto. Se volessimo fare una sintesi, come potremmo definire l'amore perfetto dei genitori, della figura materna, dei genitori in generale per il figlio? Sì, l'amore perfetto che non è poi solo dei genitori o della madre, ma è anche quello che caratterizza tutti i rapporti, anche nei rapporti di coppia. Un amore perfetto, per così dire, si basa sul essere in grado di riconoscere le richieste di conforto dell'altro, in questo caso del bambino, e di rispondere con prontezza a queste richieste, il che implica una grande quantità di attenzione da porre sull'altra persona, e questo vale anche per i rapporti di coppia, non soltanto per i rapporti genitori-figli. Può essere un amore perfetto anche quello di due genitori dello stesso sesso? Sì, anche due genitori dello stesso sesso, ognuno può essere in grado di prendersi cura al meglio di questo piccolo, e naturalmente dipende da delle sue competenze allevanti che derivano poi da come lui stesso o lei stessa è stata allevata da piccola. Sicuramente una formazione con Grazia Attili è sempre una innovazione, perché riesce a dare sempre letture più approfondite della teoria dell'attaccamento, che è una teoria molto nota ma anche in continuo sviluppo, in continuo crescita, perché le ricerche continuano in questo settore. Sicuramente la specialità della professoressa Attili, che è quello sulla trasposizione dell'attaccamento infantile alla scelta oggettuale, cioè quindi alla coppia, e tutte le implicazioni connesse, è la parte sicuramente più interessante. Calendario del benessere psicologico arriva la terza settimana, il terzo appuntamento, anche grazie al monitoraggio che l'ordine sta facendo possiamo fare un primo bilancio. Sì, un bilancio molto soddisfacente. 200 farmacie tra Napoli e provincia hanno aderito, anche a Caserta 50 farmacie hanno aderito, e adesso questa settimana partiamo anche con la provincia di Salerno, quindi pian piano stiamo allargando a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti e a tutto il territorio della regione. Sicuramente numeri come questi non ci sono da nessun'altra parte, una partecipazione così di massa sia da parte dei farmacisti che da parte degli psicologi è l'indicazione di quanto questi ordini sono veramente interessati ai bisogni dei cittadini e di quanto le buone relazioni possano cambiare i destini di professioni.